Incontriamo ad Arezzo Andrea, fa parte delle vittime del salvabanche, viene dal Casentino, è uno dei giovani non proprio direttamente coinvolti ma con un anziano della famiglia. Qual è la storia? La storia è di mio prozio, fratello di mio nonno, senza eredi e senza moglie, che all'età di 89 anni è stato chiamato in banca per sottoscrivere delle obbligazioni subordinate che non gli sono state descritte assolutamente in maniera adeguata, perché se lui avesse saputo di rischiare 10 euro del suo patrimonio non avrebbe fatto nessun tipo di investimento. E sostanzialmente nella banca dove aveva risparmi da 76 anni è stato convinto dal direttore a disinvestire da obbligazioni ordinarie e investire in obbligazioni subordinate che bloccavano il suo capitale per 5 anni, fino a quando avrebbe avuto l'età di 96 anni. Tutto questo all'oscuro della famiglia, perché è stato convocato lì. Lui è praticamente invalido quasi al 100% perché è sordo completamente e non vede da occhi, perché ha fatto per 76 anni l'artigiano del legno, è un artigiano che nel suo lavoro ha messo tutto, tempo, timpani, vive in una sorta di bolla audiovisiva. E soprattutto nella banca del paese, la banca Etruria, aveva i suoi risparmi da 76 anni, quindi da una vita praticamente, quindi 76 anni di lavoro, e aveva maturato un rapporto di fiducia e sostanzialmente si fidava del direttore e di tutto quello che gli veniva offerto, perché fino ad oggi non aveva avuto problemi. Quindi è stato convocato e sono fatto investire in questi strumenti obbligazionari. Quanti soldi si può dire? Diciamo il 90% del suo capitale, intorno ai 100.000 euro in azioni e obbligazioni della banca, questo nel giugno del 2013. E niente, noi siamo venuti a conoscenza di questo perché ha avuto un grave problema di salute, per cui siamo dovuti andare in banca a chiedere dei soldi. Ci hanno detto che gli erano stati fatti investire in questi strumenti finanziari che secondo loro si confacevano al profilo di rischio di un artigiano in pensione di 92 anni e alle esigenze della quotidiana vecchiaia di un signore di quell'età, insomma. E invece quello che è venuto fuori dimostra il contrario, perché comunque lui con questo problema di salute si è trovato impossibilitato ad avere quei soldi, questo già nel 2015. Poi da lì a poco è successo il commissionamento della banca, le obbligazioni hanno cominciato a perdere di valore e poi si sono bloccate, insomma, anche non si potevano riscuotere nel mercato, esatto. Vendere nel mercato, esatto, no, in teoria si sarebbero anche potuti vendere quasi fino alla fine, però avevano quasi perso il 50% del valore, quindi aveva già perso il 50% del suo capitale. Però a fronte di tutto questo qui la banca ha ripetuto come un mantra fino all'ultimo giorno, io l'ultima volta sono andato il 25 di ottobre in banca, che comunque il capitale sarebbe stato garantito, non rischiava nulla perché in Italia non succedono queste cose, quindi è stato rassicurato fino alla fine, fino all'ultimo di questo investimento che gli era stato fatto fare. Il 22 novembre decreto salvabanche, obbligazioni, azioni azzerate, e lui si è ritrovato praticamente con 76 anni di risparmio e di lavoro andati in fumo in una notte praticamente, quindi si è ritrovato al verde praticamente dopo una vita di sacrifici, di lunghi sacrifici, di lavoro e di dedizione. Quindi insomma la faccenda è abbastanza grossa, soprattutto. E lui si è reso conto adesso di quello che è successo? Diciamo non l'abbiamo fatto rendere conto assolutamente. Lui non è ignaro della faccenda, sa che in banca ci sono stati dei problemi, però è rassicurato dalla famiglia e dalle persone vicine che gli hanno assicurato che comunque recupererà il suo capitale, quindi lui vive tranquillo pensando a questo, pensando che comunque sono stati dei problemi, però si rimetterà tutto a posto, perché se sapesse di aver perso tutto probabilmente perderebbe la dignità anche. E quindi è bene lasciarlo vivere tranquillo, assolutamente, la famiglia lo aiuterà fino a quando sarà con noi. E tu stai facendo questa battaglia al suo posto praticamente, diciamo, e anche sì. Per aiutare altre famiglie di anziani del Casentino, diciamo, sì, per sì. Avere informazioni corrette in tempo reale. Sì, perché in Casentino sono molti pensionati che sono stati coinvolti, soprattutto delle fasce più deboli, ci sono dei casi come il comune di Chiusi della Verna in cui sono più di 160 i colpiti, è un piccolo comune montano. E quindi non nulla, sto cercando di raccogliere informazioni un po' per portarle a queste persone, per fare informativa alla cittadinanza in Casentino coinvolta, ma anche quella non coinvolta, perché a questo punto è bene tutelarsi tutti, perché oggi è toccato a noi
Però se questa diventa la legge, legittimiamo questo stato di cose, ci dobbiamo aspettare che presto tocchi anche a qualcun altro. Quindi sì, sto raccogliendo informazioni soprattutto anche per muoversi con le cause, con azioni legali, e ho messo in programma di organizzare un'assemblea pubblica da qui a breve in cui alcuni esponenti del comitato più altri esperti, tecnici, avvocati o analisti finanziari possano venire e con un linguaggio adeguato al pubblico, quindi si parla di principalmente di pensionati, possano spiegare bene come muoversi sia a livello individuale che a livello collettivo con le varie associazioni di categoria. Quindi questo è l'obiettivo da qui a breve, riuscire a fare un quadro, un'analisi completa della situazione per portare su alla cittadinanza in Casentino informazioni utili su come muoversi, perché molte di queste persone non hanno né internet né computer, probabilmente, perché si tratta di pensionati. Quindi sì, hanno bisogno di assistenza e di consulenza su come muoversi, perché si parla di un caso unico in Italia di questo genere, quindi è una situazione abbastanza delicata. Come fosse un esperimento, insomma. Esatto, sì, sono stati le cavie di quello che si chiamerà bail-in, però anche in questo sono stati, secondo me il gioco è stato molto sporco, perché dal 1 gennaio 2016 il bail-in è entrato in vigore, e quindi la domanda è: perché tutta fretta di salvare queste banche? La risposta che mi sono dato è che con il bail-in gli obbligazionisti e tutti quelli che avrebbero concorso al salvataggio della banca si sarebbero visti trasformare il valore delle loro obbligazioni in azioni, quindi diciamo che la banca avrebbe spalmato il suo capitale su un grande numero di azionisti. Invece in questa maniera quelli che hanno concorso al salvataggio della banca non si ritrovano nemmeno una misera sporca azione in mano. Le banche sono state ripulite con i crediti di risparmiatori, di artigiani, di piccoli imprenditori, di piccoli risparmiatori, sono state ripulite dei crediti in sofferenza e sono state consegnate ai grandi istituti di credito come un boccone speculativo che non hanno tardato a dentare, in un certo senso. Lo stessa cosa vale con la Bad Bank, secondo me, perché hanno iscritto il valore al 17% con un accantonamento ultra prudenziale, e anche lì hanno creato un cosciotto da addentare, perché se di questi crediti riescono a recuperarne anche solo il 50%, si parla di profitti dell'ordine dei miliardi di euro. Quindi insomma il gioco sembra sporco, e soprattutto sembra portato avanti su più livelli, dai direttori al management delle varie banche coinvolte, fino agli organi di vigilanza che hanno permesso di fare tutto questo, e in conclusione con il governo che ha deciso di salvare con decreto, mettendo un fiocco a questa che io chiamo truffa, ha deciso di salvare le banche che hanno palesemente e ormai truffato piccoli risparmiatori. Questo sostanzialmente penso sia importante ribadirlo, perché di questo si tratta, un decreto per salvare banche che hanno truffato piccoli risparmiatori, piccoli cittadini. Quindi questo non è qualcosa che ne devo prendere atto solo quelli coinvolti, ma è qualcosa che tutta la cittadinanza deve prenderne atto, perché probabilmente diventerà la regola. Quindi bisogna trovare gli strumenti adatti e adeguati per tutelarsi, e soprattutto per tutelare i risparmi di una vita, il futuro di figli, il patrimonio che è accumulato da generazioni, da quelle generazioni che hanno reso l'Italia, la Toscana, il Casentino un bellissimo posto da vivere, e che oggi invece si trovano come carne da macello della politica e della finanza, cioè come effetti collaterali della politica e della finanza. Quindi noi chiediamo che siano restituiti tutti questi soldi a tutti, perché tutti sono stati truffati da informazioni messe sul mercato fraudolente e false, report manipolati, eccetera eccetera, perché gli organi di vigilanza hanno permesso tutto questo qui, e perché il governo ha impacchettato una truffa vera e propria ai danni di piccoli risparmiatori, salvando le banche con i soldi dei risparmiatori truffati e consegnando queste banche ripulite a grandi istituti di credito. Questa logica di profitto privato e perdita pubblica dovrebbe finire, la politica dovrebbe tornare al servizio dei cittadini più che dei grandi istituti finanziari. Purtroppo
a oggi sembra che la politica sia, diciamo, i burattini dell'alta finanza. Ora, qui cambia la faccenda che fino ad ora si concorreva con soldi di Stato, ora saranno i piccoli risparmiatori, cioè gente che ha lavorato solo tutta la vita, che non ha più la certezza di garantire il suo capitale e incontra molte difficoltà nel trovare la soluzione, specialmente le fasce più deboli, come in questo caso lo dimostra, perché molti sono stati contattati i pensionati, persone che non erano in grado di decidere, a cui sta venendo fuori ora sempre più casi di persone a cui è stato fatto compilare un profilo di rischio. Non è stato fatto compilare, è stato fatto firmare e probabilmente è stato fatto compilare dalla banca, perché dal profilo di rischio di mio zio di 92 anni, che lui non ha mai compilato, perché per fargli un questionario di 15 pagine a mio zio probabilmente ci vorrebbe 3 ore, perché è sordo e è molto lento nel parlare, quindi hanno evitato di farlo, gli hanno fatto firmare sostanzialmente il profilo di rischio, che molto probabilmente è stato compilato dai dipendenti stessi della banca, da cui emerge che lui voleva investire in azioni, in obbligazioni, perché è in cerca di un profitto elevato. Questo. E sostanzialmente viene fuori un profilo di rischio che assolutamente non può essere in linea con quello di un profilo di una persona di 92 anni, artigiano, con invalidità importanti. E quindi a questo punto è ora veramente di fare giustizia, di fare chiarezza su questa cosa, e è l'ora di trovare una soluzione che non sia elemosina, ma che, e in questo i risparmiatori non devono essere il mezzo per garantire stabilità del sistema finanziario, ma i piccoli risparmiatori devono essere il fine per garantire tutela, rispetto del lavoro, del risparmio e della dignità di un essere umano.